Noi diciamo con chiarezza che o cambiano le regole europee, oppure non ha senso che l'Italia stia all'interno di una compagine nel quale si fanno gli interessi non dei cittadini del nostro paese, non dei popoli europei, ma di piccoli ma importanti lobby. Noi vorremmo far sì che il Fiscal Compact ovviamente non venisse approvato da questo Parlamento, perché dal Parlamento deve essere ancora votato la misura definitiva, esattamente come non devono essere votate tutte quelle misure che vanno contro le nostre produzioni. L'esempio dell'olio tunisino è lampante per dire come l'Europa stia svendendo le nostre attività produttive, il nostro lavoro e il nostro futuro. Ma io non credo che il problema dell'immigrazione sia sparpagliare immigrati clandestini in tutta Europa. La verità è che dobbiamo permettere agli stati confinanti di proteggere i loro confini. Noi quando eravamo al governo avevamo effettuato i respingimenti, nel 2010 avevamo diminuito del 90% gli sbarchi, però c'era un'Europa che ci diceva che non potevamo farlo. Quindi secondo questa Unione Europea noi dobbiamo portare tutti in Italia e non farli andare da nessun'altra parte. Noi invece non pretendiamo che gli altri paesi si accoglino il peso di clandestini, perché l'Europa non può diventare il continente dei clandestini, ma il continente delle regole. Quindi chi entra è il benvenuto, se entra regolarmente, quelle regole le rispetta, rispetta le norme, tradizioni, cultura dei nostri territori. Noi vorremmo far sì che l'Europa diventasse veramente l'Europa dei popoli. Credo che la Lega sia uno dei movimenti più vicini al concetto di Europa, ovvero quell'Europa che deve rappresentare le popolazioni, non qualche singolo interesse particolare. Ed è questa la battaglia che è necessario fare, però una battaglia su cui sappiamo che se non troveremo soddisfazione non possiamo più permettere che i nostri cittadini vengano massacrati. Quindi le strade sono uno: o l'Europa cambia e cambia radicalmente, si riscrivono i trattati e si ridiscute tutto, altrimenti è meglio scegliere altre strade, perché l'obiettivo non è avere un governo europeo a prescindere. L'importante è avere un governo che funzioni e dia risposte. Se così non è, il nostro obiettivo è dare risposte alla nostra gente. Ma mi auguro che, visto anche le tornate elettorali negli altri paesi europei, tutti abbiano compreso che se l'Europa va avanti così, semplicemente è la distruzione dell'Europa stessa. Noi invece quell'Europa vorremmo salvarla. Vorremmo distruggere queste istituzioni come sono state create e gli obiettivi che sono dati, ma invece vorremmo salvare l'Europa, l'unità europea, la collaborazione europea, però l'Europa deve diventare semplicemente un strumento di regolazione condivisa, ridare sovranità agli stati nazionali e quindi una collaborazione che però non vuol dire una delegittimazione degli unici organismi eletti che sono i parlamenti nazionali votati dai cittadini.